Sono chiedere di meno sono chiedere medicina per l'anima. Questi sono i libricini piccoli della collana Orchidiano Medicina per l'anima. Orchidia numero 1, le Phalaenopsis. Numero 2, Cattleya cymbidum e vanda. Numero 3, numero 3 è questo, le orchidee degli scemi, le più belle di tutte. E numero 4, Orchidiano Medicina per l'anima. Il numero 5 sarà pronto da sabato come ebook e si chiamerà Orchidee, amore, amore e psiche, sottotitolo Perché le orchidee hanno un'anima. Abbiamo fatto il discorso ieri delle orchidee hanno un'anima. A proposito di questo, volevo tutti quelli che sono d'accordo che le orchidee hanno un'anima, se me lo scrivono, oppure che parla con le loro orchidee, oppure che entrano in sintonia, che hanno un rapporto simbiotico con le loro orchidee. Mi fareste piacere se mi dite chi di voi ha queste sensazioni. Va bene, dai. L'orchidea di oggi è la Kempestenia lactea, vedete? È una Kempestenia che viene dalla Colombia. No, questa qui viene dal Messico fino alla Costa Rica. Quella della Colombia è la Tovarensis, la Tolimensis, che viene dall'altipiano del Tolima. In Colombia, che è quella più diffusa, più conosciuta e anche molto bella, che è così, ma con la bella tutta sfrangiata, tutto lavorato, solo che adesso in questo momento non è rifiorita. È fiorita, l'unica fiorita adesso è questa qui. Ci sono diverse specie di Kempestenia, una volta erano Condorinca, adesso sono diventate Kempestenia. Questa è la Lactea. Allora, ecco, sarebbe molto interessante avere questo, perché adesso abbiamo fatto questo nuovo ebook. Appunto, da sabato, chi lo vuole può comprarlo su Amazon, costa 2,69 euro. E su questo argomento qua, che ne abbiamo parlato un po' anche ieri, ne parleremo ancora perché penso che sia un argomento molto interessante, che le orchidee hanno un'anima. Sì, se le hanno le orchidee, le hanno tutte le piante. Allora, anche tanti animali hanno un'anima. Chiunque un cane sa benissimo che ha dei sentimenti, ha l'amore che hanno i cani per il loro padrone è immenso, infinito. E così anche tutti gli altri animali, però la maggior parte degli animali, io mi ricordo quando ero un bambino che vivevo nella piccola fattoria di mia nonna, in primavera quando nascevano i pulcini, era uno spettacolo vedere la chiocciola davanti, tutti i pulcini dietro in fila, erano bellissimi. Adesso purtroppo negli allevamenti intensivi fanno la vita proprio veramente miserevole, orribile. Va bene, dai. Comunque, per favore, chi ha queste sensazioni con le orchidee, me lo scriva. Ok, a domani.